Guarda, è bella la sigla, mi piace l'idea di entrare un po' sull'americano, quel modello da Cloney, da Clowney più che altro. Però facciamo una cosa più in linea, perché il paese non vive un momento di grande euforia, non è un momento di crisi, di stasi, però noi italiani abbiamo dentro di noi il DNA della speranza, la forza, la voglia di vivere, di reagire, noi ce la possiamo fare, noi dobbiamo fare qualcosa in virtù dell'ottimismo che ci anima tutti, per cui una sigla che sia uguale, qualcosa che cosa potrebbe fare l'Italia secondo lei adesso? Ecco. Via, via. E c'ha ragione, via, via, fuori dei Via, via coglioni. con me. Via, 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 Niente andiamo. più tu lega questi Ma che luoghi. cosa si lega a questi posti qua? Ma Neanche questi fiori azzurri. uno fa il cabaret, si mette a raccontare delle cazzate e Neanche dice: questo vabbè, cielo grigio. la politica non si può fare cabaret sulla politica, perché? La politica è una cosa seria. Poi scopri che i politici vanno in televisione a fare cabaret. E tu dici: ma cazzo, io non ho mai fatto un comizio, in giro faccio spettacoli. E invece no, vanno lì e fanno il cabaret. Adesso c'è questo qua. Adesso, non so quando ci sarà il DVD, però io parlo di adesso. Villari, questo qua. Cazzo, ma hanno eletto uno che non gliene fregava un cazzo. Lui camminava e diceva: ehi, andiamo, andiamo. E fa. E lui fa: no, io non. Andiamo, 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 andiamo. E lui fa. Gli hanno rotto le balle. Alla vigilanza della RAI non è un posto, non è che dice: dove vai, al bar, due caffè, un Campari. No. Questo è alla vigilanza della RAI, cioè un posto serio. E gli hanno detto: vai tu. Cioè, ma no, c'era Orlando, vai tu. Ma io sono di sinistra, appunto, noi siamo di destra, vai tu. Come faccio? La destra sceglie la sinistra. E certo, la sinistra non deve sapere mai cosa fa la destra, dice che è il Vangelo. Per cui tu vai sereno. Ma vado? Sì, vai. Si siede lì, appena si siede, fuori, fuori eccolo. Ma come fuori? Sono arrivato adesso. E fa: ma io non ero a destra. Sì, ma sei andato seduto a sinistra. Tu sei del PD, ma sei andato al PDL. Ho capito, ma cosa devo fare? Andare. Non capisci un cazzo, c'hai i casini in testa e allora siede l'UDC. Non capisce più niente. Siete qua, mi alzo di là, dove vado? C'è Zavoli. E Zavoli fa: non se ne va, non vuole andare via. Minchia, ma che cazzo è successo? L'unico che rimane sempre lì comunque è Silvio. Silvio. Lui ha detto: ci sono io e gli altri. Vado, andare via al crew. E ha ragione. Via, 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 via. Via, via, È troppo bello, ragazzi. Brunetta! Adesso non so se quando esce il DVD ci sarà ancora o si sarà consumato, perché era alto 1,80 a 20 anni Brunetta, poi pian piano sta consumando. È un pocket ministro, bonsai. Tu lo prendi, Brunetta, dove ce l'hai? Fai vedere se ce l'ho qua. Eccolo, lo gonfio, no, va bene così. Sembra i nani di gesso dentro quelli dei parchi delle ville, no? È sempre incazzato. Gli dici una cosa, ma io. Un incazzoso come quei cagnolini piccoli, dice: ma fanculo, che ti mordono la gamba. Brunetta, ministro che quando c'aveva per mano la fidanzata, ho visto una foto, c'ha un figone, diciamocelo, altissimo, camminava, sembrava che fosse il palloncino, aveva paura che gli volava via. Sapeva di Krafen, sta ragazza qua. Ma che bello, ma questo è folklore, ma all'estero ci vedono, e questo è il problema. Cioè, noi ci diciamo, se, finché facciamo le cazzate tra noi, cioè, Bossi, anche lui, bravo uomo, per carità. Italiani! Se Gaporfio, se cosa c'è? 10.000 fucili. No, ma come fucili? Non c'è più. Io metterò in piazza, l'ha detto Bossi recentemente, Pognecco adesso, ha detto 10 milioni di lombardo-veneti in piazza. Non sono mai esistiti neanche nell'impero prussiano. Non, 10 milioni! Ma dove sono? Dove li trovi? Ma sotto a terra, chi? Poi la gente qua lavora, non ha tempo di fare quelle cagate lì. Povero Bossi, anche lui, a Bossi bisognerebbe fare una cosina, visto che io gli voglio anche bene, Braufio, però gli fai il tè alle 6, un po' di Catalogna, la suora lo mette a letto e via, 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 via,
Dico, ma poi c'è quelli intelligenti nel partito, fai parlare loro, no? C'è Calderoli. Non mi aspettavo a Milano sta reazione, non me l'aspettavo. Calderoli è uno che le cose le sa, quando c'è da dire le dice, è un bel... Sembra uno da a fine Oktoberfest, quando arriva l'ultima birra, no? Aber natürlich. Bel Chuck, sempre in Gainà. E gli dicono, ha un parere da dire, aber natürlich. È contento, sembra quegli elfi che nella foresta si perdono a 2 anni e vengono fuori a 20 anni. Calderoli ha detto una cosa che non sta nel cielo in terra, quando era vicepresidente del Senato, ma non della Padania, di questa Kamchatka allegorica che hanno costruito, ma dell'Italia. Era presidente, vicepresidente del Senato italiano, ha detto e dichiarato, hanno commissariato le guardie forestali calabresi. E lui ha detto, lo faccio io il commissario. E loro gli hanno detto, scusi, ma che titolo? Cammino spesso nei boschi. Se vale questo criterio, domani mattina fate 3 bancomat di seguito, siete governatori della Banca d'Italia.
Ma che babà, è folklore puro, ragazzi. Il capo di tutti è il capo comico, come nelle grandi compagnie, a cui non si può mancare di rispetto. Silvio. Persino Fini, che è uno che... ogni tanto bussa, fa cosa c'è? Fa, il tè, Silvio. Porto, dove lo servo? I biscotti, cosa porto? Un craffen, qualche cosa, un croissant? Silvio è felice, allegro. Lui non gliene frega un cazzo, tu c'hai miliardi, ma no, di noi, alla fine. Succede che l'Italia va puttana, prende l'aereo e va. Le contente, con questa espressione sempre da Fantomas felice, no? Con questi... Sembra il Big Jim, con i capelli attaccati e una cosa. Quelli che gli cambiavi i capelli una volta di plastica e gli mettevi gli altri. Beh, c'è da volergli bene, c'è da volergli bene, perché è un uomo che in effetti sta dando un po' di allegria a un paese che non ce n'ha. Cazzo, ragazzi, io faccio un esperimento adesso, dico Silvio! E si ride! Faccio un altro esempio, Prodi. Ma che facci? C'è gente che se lo passa come la Prince Verde ormai, anche Veltroni. Dice tuo senza ritorno. Perché la sinistra c'ha questa malattia qua, porta sfiga da lontano, sa di canfora. Sa di quando ti lasci un maglione troppo tempo nella maglia con le palline di naftalina, lo tiri fuori. Veltroni, cazzo, sto qua. La sinistra è andata male, cioè abbiamo perso la scadenza, è andata come quello yogurt che, ma non so se mangiarlo. Invece Silvio, pim pam, fuoco d'artificio, quando va all'estero, adesso ha visto il cucù, ha fatto cucù alla Merkel, no? Ma lì è solo un genio che sta dietro il monumento col pericolo che gli sparino nel culo, perché se arriva un separatista, le guardie del corpo fa, dove cazzo è andato? E lui fa, arriva la Merkel, presidente della Germania. E lei che arriva, fa, ne ha fatta una, senza ne ha fatta una delle sue. E lui che viene fuori, cucù, ha un tedesco, cucù. Ma digli vada via qui piuttosto. È cucù. Oh signore, oh signore. Ma non è la prima che fa, è un giocherellone. Ah, e quando era là il Parlamento Europeo a fare la foto, ma sì, opla! Allo spagnolo che si dice, ma a sottafetta. Oramai lo temono tutti, hanno paura. Sarkozy non gli dà la mano, che ha paura che c'è la scossa. Perché? E cioè, scherzi a tutti, il vomito di gomma, la polvere per starnutire. Quando è andato da Obama si grattava, cioè, quando lui adesso ha portato davanti a Lula, presidente brasiliano, che è un uomo serio, è comunista, un po', ma serio. È andato da Lula e gli ha portato i calciatori del Milan. E dice, la prossima volta che vado Obama chiede Balotelli in prestito all'Inter, cosa fa? Ma non puoi, Silvio, c'è un modello di vita, eppure piace questo modello alla gente. A Strasburgo adesso ha mandato l'altro, Frattini, quell'altro che sembra anche lui Robocop quando cammina. Frattini quando finisce la pila, che mentre parla, volevo dire che lo portano via, gli cambia la pila, lo mandano avanti. Silvio, quando andava lui al Parlamento Europeo, il Parlamento Europeo che di solito è sempre vuoto, era sempre pieno così, la gente telefonava, i francesi fa, qu'est-ce qu'il y a, ce soir, monsieur Berlusconi, toi è un ridotto, prenotavano. E lui non li deludeva mai, mai, uno sgambetto a uno, che fai ragazzi? Ma quelle cose che se uno va al bar e vede una persona di colore, va come le brusacche lì, fanno, va ca, scemo, va. A lui è stato abbronzato una carineria, poi grazie a Dio è subentrato l'altro Al-Zawahiri che si sente invidioso, fa, è un servo negro, però non dico niente perché c'è Al-Qaeda, ti brucia il culo, perché hai paura. Però vedi, Silvio ha questa capacità che non hanno nella sinistra, la capacità del marketing di se stesso. E la sinistra dovrebbe imparare invece di criticare, imparare come si fa a capitalizzare le cose, a essere piscinin, bel e cattiv. E invece la sinistra c'ha addosso... Insomma, voi avete notizie della sinistra? Sapete dov'è? A Spello, in Umbria, è stato creato il Partito Democratico. È nato morto. L'hanno fatto all'inaugurazione con Veltroni in un cimitero, con la gente da giochi che la soccava i coioni. Già. C'era una bandiera che non sventolava, c'era vento, ma non sventolava di principio. Tutti vestiti di nero, alla fine, ciao, ciao, mi spiace, ciao, ciao, grazie, anche a te, ciao, ciao, ci vediamo. Ora Cronobis, andavano, sembrava una cerimonia funebre. E poi dopo abbiamo visto che dietro, in effetti, è così. Che c'è quel tasso di tristezza che Veltroni emette quando ti sembra un cocker lasciato in autostrada. Di qua. Siete fe, Veltroni, tira fiore con e va. E va anche a lui, porfio. E dietro c'è tutta una sfizza di altri anonimi che non sai chi sono. Cioè, salve, sono Mussi. E a me che cazzo ne frega?
una sfilza di persone che arrivano, che dicono, l'unico è il povero Di Pietro che è affetto da congiuntivite fin da piccolo, cioè non becca un congiuntivo a pagarlo, neanche a fargli un assegno, e viene fuori l'Italia dei valori. L'Italia dei valori ce l'ha Silvio e li ha messi a Lugano, là, in cassaforte. Quelli sono i valori e vada via Custode che ne no. Quella è la morale. È brutto dirlo, ma è così, ragazzi. Il marketing, qua, rimpiangeremo Prodi, perché era un uomo mite, ma che lavorava. Aveva l'unico problema, quella voce lì, con l'ansia, metteva ansia al paese. E infatti il paese, il gadà, è il do de pic. Lui veniva fuori a parlare, parlava con allegria. Adesso hai una cosa bella. Che paese? Ostia, sei gay, cosa c'è? Cosa sta capitando? Una disgrazia. La gente apriva la televisione e vedeva lui. Volevo dire una cosa. Con il cucchiaio, con la minestra. E lui aveva delle pause lunghissime, perché Prodi ha una grande dote. Lui dorme mentre parla. È una delle poche persone. Cioè, e quando era presidente del Consiglio lo caricavano su un aereo. Dove vado? Dai, vai su, vai su. Al G8. Al G8. Arrivava là. Dove sono? Non capiva neanche dove cazzo era. Dato che noi italiani al G8 siamo la mascotte, ci chiamano solo perché portiamo il gelato. Noi non sappiamo ancora fare. Arrivi là, c'ha la stracciatella? No, ho portato il pistacchio, fuori dai coglioni. Entra Putin. Silvio invece è più marketing oriente. Quando è venuto Putin in Italia, perché Putin è uno duro, l'avete visto che faccia, sembra più del capo, sembra un cantante rumeno, di quelli incazzati. Putin è venuto in Italia, l'ha portato in Sardegna, l'ha ammazzato di mirti. Perché lui la vodka la beve, ma il mirto lo stronca, quel liquore dolce. Al quarto mirto Putin il dondolava e lui gli ha detto, firma qua, una villa qua in Sardegna, ti vendo una villa mia. Gli ha venduto una villa. E Putin ha firmato, se l'è comprata, c'era sul gobbo, non ci viene mai. L'ha firmata, l'ha comprata e poi gli faccio, ma non era per me, la volevo per le putine. Le putine sono le figlie di Putin, no? E gli fa, la prenderei per le putine. E Silvio gli fa, no, le putine le metto io, ragazzi, ma quelle non c'è problema, ce n'ho, se ce n'ho. Il maestro di Almira. Noi italiani avevamo una grande opportunità e l'abbiamo persa. Il ministro degli esteri è fondamentale in momenti di crisi perché va a negoziare il debito. Noi abbiamo un debito che l'Europa ogni tanto ci tira l'orecchio lunga come un asino. E perché il debito pubblico, dobbiamo abbassarlo, finché non lo abbassiamo, finché non rientriamo nel piano pensioni non va bene. E abbiamo mandato, ripeto, il povero Frattini che quando è il momento era alle Maldive, anche lui, a Ciulà come tutti perché è giusto, ha diritto anche lui. Ma noi se avessimo mandato a ministro degli esteri uno super partes che è un po' sparito ma che invece era forte, ci avrebbero cancellato il debito, perché all'estero devi fare un po' ridere ma un po' anche compassione. Mandagli Fassino, lo vedevano da lontano arrivare col calzone alto, col calzino bianco, la mocassina, con i vestiti rubati ai cassonetti Caritas, arrivare, sono Fassino, e gli altri posto così, il debito è a posto, posto così. Anzi, metto io 50 euro. Si sarebbero dati di gomito tutti dicendo hai visto, hanno già stretto la cinghia, guarda come sono messi. Fassino, che ho detto, sembra quelle cose che mettono i distributori, quelle con l'aria dentro, in provincia ci sono ancora, che pompano l'aria. Quando va da Bruno Vespa lo mettono sempre seduto sulla sedia bianca, lui che è un cencio, povero uomo. Sembra una quaglia malata, devono a nutrirlo quelli della Lipu, lo nutrono con le goccine. Infatti questa stagione della caccia si è aperta e non puoi sparare né al beccaccino, né allo stormo, né al fasseno. E invece Silvio è più agile, Silvio, pim, pam, c'è da dire una cagata? Son qua, eccolo qua. C'è da una puttanata? Vengo io, che cazzo c'è? Ma perché da voi i comici? I comici facciano il loro mestiere, le puttanate le dico io. Le dico a nome di tutti, peraltro, per cui è giusto. Silvio però ha la capacità di marketing e non cede mai, anche quando la sconfitta è vicina, quando ha fatto lo scontro che c'era Bruno Vespa, grandissimo Vespa, che era il rabdomante della puttanata, sempre che gira con questo suo eco scandaglio per la cazzata, aveva gestito lo scontro Prodi Berlusconi, io l'ho visto tutto in diretta, e Prodi si è seduto e ha dormito subito e rideva. Prodi ha quella capacità che mentre dorme dice delle frasi. Dicevo, vabbè, che andare a fare questa cosa, bella, l'Italia è bella. Berlusconi si è innervosito, perché dice, quello non mi dà la risposta. Allora cosa faceva? Guardava Vespa e gli è partito un tic con l'occhio. E Vespa, pensava fosse per lui, gli mandava i bacini. A un certo punto gli ha messo la mano davanti, mentre verso la fine, la puntata stava finendo. Ai punti aveva vinto, come nel pugilato aveva vinto Prodi. E lui ha lanciato una cosa finale, davvero uomo di marketing. Ha guardato la telecamera fisso e fa, italiani, se mi voterete, vi toglierò l'ICI. E ai primi 1000 che votano una batteria di pentole acciaio Inox 1810.
Mario Guarnera.